Buongiorno ragazzi, allora continua la saga dei video tutorial sul display dell'Africa Twin 1100. Il primo video riguardava appunto le impostazioni generali delle modalità di guida. In questo video invece vedremo come collegare un telefono Bluetooth, nel mio caso un iPhone, al Bluetooth appunto della moto. Per entrare nel menu delle impostazioni generali posso o premere qui dove c'è l'orario o altrimenti tramite questo pulsantino tenere premuto verso il basso e entro appunto nelle impostazioni. Vado su telefono, clicco connetti smartphone. Una volta che esce aggiungi dispositivo, vado all'interno delle connessioni Bluetooth del mio iPhone. Io è la prima volta che lo faccio, quindi spero che vada tutto nel verso giusto, ma credo che sia molto semplice. Quindi clicco Honda Motorcycle con questo codice che è qui scritto, consento la connessione dei contatti, associare questo dispositivo, sì, ok, il dispositivo è associato, quindi lo vedo qui connesso, connetti il telefono e connetti musica. Vediamo se nel menu eccolo qui, lo vedo anche nelle informazioni di guida in alto a sinistra, mi rendo conto appunto che il telefono è connesso e mi dà anche la carica del telefono. Adesso invece vediamo l'opzione Apple CarPlay. Quindi per collegarlo tramite Apple CarPlay, come abbiamo detto, serve per forza il cavetto. Per attivare l'Apple CarPlay è necessario un auricolare Bluetooth. Esce questa schermata automaticamente, diamo l'ok per associa auricolare Bluetooth. Io qui ho un Cellular Line Interphone Avant, lo accendo e lo metto in modalità abbinamento, quindi tengo premuto il tasto dell'accensione e vedo che lampeggia blu e rosso. A questo punto, eccolo qui, mi esce tra i dispositivi disponibili l'Interphone Avant. Do l'ok per connetterlo, eccolo qui, una volta connesso mi dice attivare iPhone DSR, ok, attiva, bene, quindi ho Interphone Avant conducente connesso. Scusa, ma è la prima volta che lo faccio anche io, quindi non so cosa mi trovo davanti, e adesso tra le informazioni di guida mi sono ritrovato anche Apple CarPlay, ed eccolo qui, quindi ho la musica, ho le app che sono appunto compatibili, tra l'altro mappe, messaggi, telefono e così via, radio DJ, vediamo radio DJ, quindi abbiamo qui per esempio radio DJ con l'app, ok, poi abbiamo quindi tutte le app, come dicevo, compatibili, non so, WhatsApp, un messaggio non letto, vediamolo. È un gruppo. Ok, quindi praticamente in un gruppo mi è arrivato questo messaggio di un numero che probabilmente non conosco. Non so, proviamo Spotify, vediamo, non so, ascoltati di recente, Dance It, eccolo qui. Figo, molto molto figo. Vediamo le mappe di Apple, cerca, benzinaio, vai, ed eccola qui. All'interno del casco, vabbè, non si sente, ma sono partite le indicazioni. E quindi, ok, questo qui è l'Apple CarPlay di Honda. Andando qui nelle impostazioni di guida, ci accorgiamo in alto a sinistra che siamo connessi a un auricolare Bluetooth. Per tornare invece al menu possiamo quindi premere qui e abbiamo tutta quanta la lista delle app. Beh ragazzi, dai, con questi due video tutorial credo che abbiamo toccato un po' tutti gli argomenti del display dell'Africa Twin. Se avete qualche domanda lasciatemi dei messaggi, cercherò di rispondervi. Vi ringrazio e buona quarantena a tutti.